Bella a tutti ragazzi e bentornati a questo sesto episodio di The Layers of Fear, o settimo, forse settimo episodio di The Layers of Fear, dall'angolo del rosso nero. Allora, riprendiamo dove ci siamo lasciati. Abbiamo finito il quinto capitolo, siamo al sesto capitolo, ormai il quadro sta prendendo sempre più forma, questo benedetto quadro che dobbiamo finire. E prima di iniziare l'episodio vi invito sempre a iscrivervi, a condividere, lasciare like, a commentare e mi raccomando supportarmi il più possibile per la crescita ancora di questo canale. Luci spente, cuffia a palla. Andiamo, probabilmente questo sarà l'ultimo episodio del primo capitolo, poi si pensa che si comincerà il secondo, non lo so, però ci sono sei capitoli ragazzi, quindi questo sesto, se tanto mi dà tanto, vuol dire che questo è la fine del primo capitolo. Allora, cominciamo. Allora, subito prendiamo il bigliettino, come che ovviamente ogni volta che finiamo una parte di quadro ce lo lasciano. Ti odiavo, anche adesso devi sentirti perso, solo, senza speranza. Finalmente ho capito, lo sarai sempre. La quintessenza, c'è ancora un modo, finiscilo. Ok, poi apriamo lo sportello che si è aperto come al solito e ovviamente si andrà a vedere quello che praticamente abbiamo raccolto. Che tra l'altro è un dito ragazzi questo, se ci fate caso. Quindi bene, ok, perfetto, ottimo. Quindi vedete che c'è stato ancora uno sportello da aprire, quindi ragazzi non ci resta che andare avanti. Questo l'abbiamo guardato alla fine del quinto capitolo, cioè della sesta parte. Ok, sbagliando si impara. Andiamo ragazzi. Ormai qua è praticamente tutto distrutto, ragazzi. Sì. Oh, ok. Allora, in any case, as your lawyer, I advise you to refrain from any imprudent action. Abbiamo ancora possibilità di vincere. In other words, tirato fuori i clienti che non sono riusciti a trovare le cose. We still have a chance of winning. Believe it or not, I've gotten clients out of deeper shit than this. Marito è in lutto. Just don't make it any worse. Lay low for a while and let me appeal the court. This social worker definitely has it in for you. We can use that to our advantage. Portray you as a victim of the system. Può ancora ritenere tua figlia e poi è finito lì. Allora. Dunque. Home sweet home. Sì, molto sweet home, sì, molto. Allora. Dear utterly despised traitor. Oh Madonna. Come! You turned on me in time of need. We'll worry about it later. Coppia mezza morta, un giubileo per le orecchie e gli occhi. Bene, ottimo. Si presenta molto bene questo ultimo capitolo. Io sento un rumore stranissimo, ragazzi, non so da dove arrivi. Probabilmente era qua sotto. Ok. Auditorium. Ok, aspettate un secondo. Delirio. Questa è aperta? Sì, è aperta. Autosalvataggio. Però mi fa andare ancora là. Aspettate un secondo, eh. Aspettate un attimo ragazzi, perché questa è aperta già di suo. Ma io perché non mi faccio i cazzi miei? Sì. Why would I need that? Oh Madonna. Speriamoci in faccia la signora là. Ah, ok, è rimasta lì la porta che c'era l'autosabotaggio prima. Ok. Bene. Ok. Our most precious silverware. June! Don't forget. Ok, 9 giugno, non scordarlo. Va bene. Allora.
Ernest, carino. Ah, guardiamo prima questa stanza. Qua c'è ancora un po' e sarà completato. Fine. Niente mi impedirà di finirlo. Finiscile e basta. Scopri da te e finiscilo. Praticamente ci invita a finirlo, se non l'avete ancora capito, ragazzi. I always strive to be the best friend I can to. I still do when I say I won't come to this event. And I think you should. Thomas Caldwell, ok. Finish. Fine, e beh, chiaro. Allora. Ok. Ma povera bestia. Look at this. Oh madonna. Ah, quello lì è il quadro che c'ha poi la signora dentro al faro, ragazzi, che ha preso vita. Se vi ricordate, andate a recuperare il quarto, la quinta parte, ragazzi. Allora, qua c'è qualsiasi cosa. Ah no, questo non è là. Ah, ok, solo da spostare. In teoria, no, adesso potrei usarlo. Ok. Niente, bene, ci hanno aperto quella porta, gentilissimi. Allora. Però me la fa spostare. Ah, ma era solo per ok, era solo per eliminare quella farella con la torcia. Va bene, ok. Allora. Per ora è abbastanza calmo come ultimo capitolo. Just one more can. Ok, ovviamente. Che cazzo, vai a cagare. Ok. E siamo a due. Lei guarda una cosa del genere. Loro osservano. Ok. Allora, aspettate un attimo che guardo solo se ho dimenticato qualcosa, ragazzi. Però non mi sembra, tanto il pezzo di disegno l'abbiamo preso. Allora. You mind explaining this to me? I know what it is. Care to tell me how it got in my workshop? Come è arrivato? Stop lying! We both know it couldn't have gotten there on its own. Bene. Io direi che possiamo. Ci ha mai fatto venire qua solo per un topo? Sì, anche perché è cambiato tutto di nuovo qui. Oh madonna, che ansia sta a fare qui! Aspettatemi. Andiamo. Aspettate un attimo, scusate. No. No, vabbè, ma mai rotto il cazzo, mai rotto. Mai rotto veramente i coglioni. Aspetta un attimo. Aspetta. Vai a fare il culo. Però devo andare dove andava, dove erano i topi. No. Chiudi. No, non chiudere. Fai quello che vuoi. Morto. Ho sbagliato, ragazzi, ho sbagliato io. Mi sono andato a imprigionare io. Ho sbagliato io, scusate, ragazzi, abbiate pazienza. Ho sbagliato io a tornare indietro. Non dovevo andare subito dai topi, eliminarla. Abbiate pazienza. Piccolissimo errore. Magari c'è da prendere qualcosa di nuovo. Però non mi sembra. Cerchiolini non ne vedo. Era tutta intera sta casa una volta. Ok, allora. Siamo dal quadro, giusto? Penso che sia fossimo dal quadro che poi escono i topi. Ok, perfetto. Qua ci vado a vedere subito. Un attimino, che è chiusa. Perché prima era aperta e adesso è chiusa. Ok. Allora, andiamo. Prepariamoci la lampada.
andare. Ah, qua si forma molto più velocemente, però adesso è quello il problema. Devo capire dove devo andare. Ah, forse c'era un piccolo spazio. Adesso si forma molto più velocemente. O almeno mi sembra, poi. Aspettate, Però vedete che la porta di adesso è aperta. Aspettate. Quindi era anche giusto la direzione prima. Devo solo studiarmela un attimo. Perché con questa dietro non riuscivo a ragionare bene. Ah, sì. Dai. Aspettate che l'allontano di nuovo. Ok. Via. Ok. Quindi era giusta la direzione prima, ragazzi. Quindi i topi hanno ingannato praticamente, ci hanno mandato nella direzione sbagliata, ragazzi. Tutto lì. Basta. Non bisognava seguirli. Cioè, dovevo seguirli perché la porta era chiusa a chiave, come abbiamo visto. Poi una volta seguiti, ovviamente, poi uniformata la signora, dovevamo tornare indietro. Tutto lì. Quindi era anche giusta la direzione. Ok. Allora. La ringrazio. Gentilissimo, grazie. Allora. Si può accendere qua? No. Allora, qua. Ma vai a fare in culo. Allora. No. Era giusto di qua. Have to see it. It won't be finished until you... Ok. Bisognava prendere questo perché sennò eravamo tutto chiuso. Quindi, ok. To create is to reach into chaos, and chaos is darkness. Tu ci riuscirai? He understood it in the end. Che brutte cose. Will you? What music should we choose for the exhibition? Valse una marcia? No, un requiem. Proprio allegro, Sta mostra qua, allegrissima proprio. E c'è un piccolissimo problema. Di qua non si può passare. Può tornare indietro? No. Ok, benissimo. Allora, troviamo un modo di passare. Dobbiamo fare. Ah, qua non c'è più nient'altro da prendere. Allora. Allora, o devo trovare una chiave per aprire quella porta lì. Come ci arrivo io lì? Quello lì è il problema. Perché è chiaro che... Cioè, non posso fare altro che passare di qua. Meno che... Aspettate un secondo.
questa siamo sicuri che è chiusa a chiave. Ok. Questo non c'entra niente, eh? Direi di no. Siamo sicuri, non è che non c'entra niente. Ok. Ah, guardiamo un attimo, diamo un attimo un'occhiata in alto, nel centro della stanza. Magari c'è qualcosa che non ho visto. Sembra che ci sia qualcosa fuori posto. Ah, deficiente. Abbiate pazienza, non l'ho visto, ragazzi, scusate. Scusate. Abbiate pazienza, ragazzi, non l'ho proprio visto. Sì, che è cambiato? Niente. No, si può passare adesso, aspettate. Se magari non piovessero oggetti, sarebbe anche me. Dimmi. Ah. Vabbè, l'ha preso dall'altra parte, amore. Ah, ok. Brava, comunque, grazie. Sì, ci avrei guardato comunque prima di uscire, però, grazie. Ok, siamo a tre. Allora, tenete pazienza, ragazzi, non ho proprio visto il cerchiolino lì dentro la luce. Allora. Chiede con il dubbio negli occhi. Allora, la Madonna, ma bisogna dipingere quadri, non la casa. Ah, carino. Sì? C'è qualcosa che non quadra. Ma io devo buttarmi. Con delicatezza, senza farci magari partire due rotule. Cosa dici? Ok. Allora, qua dietro non c'è niente. Cioè, meno. Non mi sembra, ok. Bene. Autosalvataggio. Maledetto, bene. Ottimo, grazie. Anch'io ti amo. Allora. Ah, che bei rumori. Let go. Sì. Che cosa stai tirando su? Ah, i tuoi quadri. Bene. C'è un quadro, non tutti i tuoi quadri. E c'è, ok. Devo solo capire. Ah, questo è da puntare, ok. Vedete, se non tiravo su, non puntava. To find greatness, to find me, you must embrace. No, forse non. It's you who brought this chaos upon us. No, non dovevamo buttarlo giù. Sa che ho fatto una cazzata. E che ragazzi, qua ci sono tre finali, ragazzi, sto gioco qui. Quindi, carina. Ah, questa è la mia espressione quando suona la sveglia. Allora. Why don't you answer me? So che sei morta, che non te ne sei davvero andata. Senza di te non sarò mai finito. Ma possiamo prenderti? Hickory Dickory Dock. Bene. Vale lo sforzo? Ragazzi, qua secondo me se facciamo già quella cosa del quadro, secondo me ha cambiato il finale. Nel senso, abbiamo costruito un finale alternativo rispetto magari al primo o al secondo. E non lo so. Bisogna vedere cosa succede adesso. You can feel it, can't you? Why won't you help me? Allora, vediamo un po'. You are a monster. Embrace it. Anche tutti questi complimenti, ragazzi, secondo me dipendono anche dal vermin growth, cancer of the house. Oh Madonna, ti prego non buttarmi nessun animale da giù, per favore. You know,
Even though you are my rival and the source of all my sorrows, you're also the only one I can still talk to. Okay. The only one who will listen. I'm not sure if it's funny or merely pathetic. Probably both. Entrambi, sì, concordo. Ok. Ok. Ma in teoria dovrei raccoglierli tutti e cinque, perché stavolta non ho saltato nessuna porta e nessuna stanza, quindi. Come lasciano solo i vestiti? Oh, madonna mia, cosa ci aspetta? Poi, ragazzi, ricordatevi il faro. E comunque la signora si è messa a parlare con un quadro. Quindi, voglio dire. Autosalvataggio. Allora. Dunque, ho visto. Grazie. Ma questo è normale che sia di sto colore? No, infatti era qualcosa. What? Oh. Ah, bene, medicina di papà. Buono. Lo apri? Grazie. Ok, ne abbiamo presi tutti, perfetto. Vabbè, dai, due capitoli su sei li abbiamo presi tutti, ragazzi. Novembre, penso che devi essere felice, perché non lo so. Una bellissima figlia, penso che lo sia, so che lo è. Perché io riesco a guardare la sette sentenza in mano, ovviamente che tu lo sia fermorosa. Adesso non vedo l'altro, perché questo uomo è strano e interessato sulle sue dipine, come se avessero qualche importanza, tutto così inutile. La musica prima di tavola, adesso non serve più a nulla, Va bene, direi che qua non c'è nient'altro da prendere. Stiamo anche più tranquilli, perché così non dobbiamo neanche cercare fogli di carta, poi... Bisogna vedere che cosa succede adesso. Questa una volta era la nostra casa, ragazzi, quindi siamo, direi, alla fine. Figurati. Ci mancherebbe. Aspetti, signora. Mi scusi, eh. No, è diverso, ragazzi. È leggermente diversa. Ma posso aprire qua? Sì. No, è diversa la casa, ragazzi. Vieni qua. Stiamo finendo il primo capitolo, ragazzi, della raccolta. No. Oh. Ok. Via, via, via. Devo capire dove devo andare, ragazzi. È quello il problema. Allora, fatemi stare qua e poi faccio il giro del tavolo. Ok. Probabilmente devo andare da dove arrivava lei. No, aspetta, raffreddati un attimo. Ok, vai. Ok. Ah, eccola qua. Allora, aspettate, eh. Però ragazzi, un attimino. Devo allontanarla ancora un attimo. Non posso stare con la stessa stanza. Non ci riesco. Allora, vieni qua. Perché vedete, in teoria è giù la stanza, però non ci sono più le scale, ragazzi. Quindi devo fare qualcosa lì dalla stanza della figlia. Ok. Cosa cazzo devo fare? Mi si è bloccato il personaggio pure. Ah, ok, però i quadri sono spariti. Ah, aspettate, ragazzi, c'è un'altra stanza aperta laggiù. Allora, lei si è formata qua. Ok. Perché?
Ah, ho capito. Man mano che elimino i quadri delle stanze, si libera, penso, quella cosa lì, penso. No, non ha funzionato, ragazzi. Raffreddati, veloce. No, no, aspettate, aspettate, aspettate. Ok, ok, ci sono, ci sono, ci sono. Dobbiamo aprirci il varco eliminando queste in giro per la stanza. Niente, ragazzi, abbiate pazienza, un attimino, bisogna avere pazienza un secondo. Perché siamo alle fasi finali. E c'ho questo ovviamente in mezzo ai coglioni, è ovvio. Ok, allora, raffreddati, veloce. Perché non si fa? Ma che cazzo? Ma perché? Mi deve complicare la vita alla fine. Oh, e vai? Non mi dà il tempo, ragazzi, non mi dà il tempo. Niente. Vorrei sapere perché non si fa. Dove sei? Vieni qua, dai. Tanto non è che sta zitta, parla pure, beh, questo mi dà fastidio. Vaffanculo. Ok, allora. Tieni. Andiamo. Andiamo un po' se è cambiato ancora qualcosa. No, c'è ancora qualche altra stanza da fare. Questa è chiusa. Molla, 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 molla. Ok. Forse è anche qua, ragazzi. Non ci ho fatto caso prima perché c'era lei che mi seguiva. Sì, infatti anche qua, anche qua. Ok, ok, perfetto, perfetto. Allora, fatemi un attimo levare dei coglioni lei ancora. Ok, allora, raffreddati, veloce. Ok, andiamo. Era di qua, eh? Sì. Perfetto, ragazzi, perfetto. Perfetto, chiudi. Chiudi. Ok. Ok, con calma, ragazzi, ci vuole un po' di pazienza, ragazzi. Ok. E mi fa piacere. Ah, praticamente lei ci aveva chiuso dentro il bagno. Ok, quindi dobbiamo trovare qualcosa, probabilmente, o niente, probabilmente. Dimmi, amore. No, adesso mi sembra... No. Anche a me sembrava, è vero. I finally figured it out, and it's okay. All thanks to you. You've showed me that your sad smile confirms what should have been obvious. We will not speak again. Cioè, si è ammazzato? Ah no, ok, è ancora vivo. Ma posso riandare? Cioè, perché mi ridagli di nuovo di selezionarlo?
Allora, ancora qua è chiusa, quindi bisogna continuare a farlo finché ci dà di selezionarlo. Bello, è un video, ragazzi. Dentro la vasca da bagno. Ok. Cioè, ok. Bisogna vedere, ok, però. Allora, finally, ho dato un oggetto. Someone had to bear witness. I could... Testimone. Allora. Ah. Patetico. Fai disgusto. No ragazzi, sono troppo curioso, voglio sapere cosa sono sterilizzati. Tu sei un fallito, buono, ottimo. Non so se arrivano da qua. No. Tanto c'è un occhio dentro il barattolo, ragazzi, cioè, non so se avete fatto caso in basso a destra, però è un occhio, penso, quella fare. No, allora ragazzi, arriva dal laboratorio dove stiamo facendo il dipinto, ragazzi, arriva da lì. Arrivano per forza da lì, dai. Fate certo, sentite con la cuffia, arriva dalla destra, qua arriva. O arriva là dentro. Adesso vediamo. Ok ragazzi, siamo alla fine, dai. Siamo pronti. Via. Ok, bene. Mi correggo, quasi alla fine. Tanto il barattolo con l'occhio ce l'ha tolto da lì. No. Finale tragico, ragazzi, mi sa questo. If it wasn't for the damn rats, I would see the signs. I would. I know it. That's all your fault. Bene. Do you see me? Spettacolo, ragazzi, bellissimo, assolutamente. Torcia ce l'abbiamo. Ah, non ci abbiamo più la torcia, ragazzi. La lanterna. It's just too much. You drifting apart. My art failing. Plague me, haunting me in my nightmares. Are you really that weak? Put it out. It does
Tieni sto zitto, ragazzi, però ora voglio vedere tutto adesso il finale. Squeals. The corruption they brought. They devoured us alive. You destroyed us. Eccoci qua, ragazzi. Abbiamo vissuto tutti i ricordi più belli e più brutti. E ora? He used to hate you. I think even now. Non la finirai mai. Lì lo sportello è aperto, ragazzi. Quello che abbiamo trovato in questo capitolo. That's it! La teoria è finita. Beautiful. Teoria, ragazzi. Perfect. Just like I always imagined. Che brutto. È orrenda questa cosa qui. What is this? I don't understand. È veramente orrenda questa cosa qui. No. Stop it. No. Please. Ho fatto 6 capitoli. E dai! So close! Allora vuol dire che, ragazzi, ho preso il finale brutto, diciamo. I almost had it! Ma perché hai fatto una cosa del genere? Ho preso il finale brutto, ragazzi, mi sa. Sì. Ah, cazzo! Vabbè, ti avevi i soldi da spendere, comunque, con le tele, i pennelli e tutto, i colori. Allora, controlliamo ancora noi. Ecco cos'era questa stanza qua. Però vedi che ti sono anche riusciti. Vabbè. Belli. Allora, vediamo un po' questa, ovviamente. Ah, è aperta. Vediamo se mi fa prendere qualcosa, ragazzi. Non è ancora finito, eh. Lo facciamo un po' più lungo, ragazzi, questo episodio, perché almeno finiamo il primo capitolo di Radio Sofia. Poi dovrebbe esserci il secondo, comunque. Cioè, dovrebbe, c'è il secondo, ragazzi, raccontato sempre dalla scrittrice dentro al faro. Boh, l'unica cosa che si può fare, se qua è sparito il pianoforte, tra l'altro, proviamo ad andare soltanto nel laboratorio dove c'era il dipinto. L'unica cosa che mi viene da pensare è questa. Proviamo un po'. Ok. Ah, ok. It was done. He finished it. Or did he? Oppure no. Ok, va bene, perfetto, ragazzi. Boh, dai, concludiamo con questo episodio. E bello, bello, ragazzi, bellissimo davvero, tutto veramente perfetto, perfetto assolutamente. Niente, boh, ragazzi, ci vediamo alla prossima parte. Mi raccomando, condividete, iscrivetevi, lasciate commenti, lasciate tanti like e niente, boh, continuate per supportarmi. Vi mando un bacio, un abbraccio dall'angolo dello Sonero, è tutto, e noi ci vediamo poi al prossimo episodio e ritorniamo qua con la scrittrice al faro. Bella!